Si dice che Vincent van Gogh era solito mangiare pittura gialla. Il giallo, secondo lui, reincarnava la felicità ed era convinto che mangiandola potesse portarne un po' dentro di sé. E per quanto sarebbe bello assumersi una dose di felicità a nostro piacimento, questa sua mania era ovviamente considerata un disturbo, una pazzia. Era risaputo che la vernice fosse tossica per l'uomo, ma forse a lui semplicemente non importava. Quel veleno per lui era più cura che tossina. Quel veleno era anche la sua felicità. Questa cosa mi ha fatto riflettere. Certamente non ho intenzione di ingoiarmi il tubetto di acrilico, ma col senno di poi forse, non importa quanto le cose possano sembrare folli, senza senso agli occhi delle altre persone, se ci rende felici, è difficile farne a meno. E continuiamo ad ingerire, rischiando di ammalarci. E a volte succede che il nostro colore giallo sia una persona. Ed esattamente come la vernice per Van Gogh. Insieme alla felicità, assumiamo anche un po' di veleno. Il sentimento che le persone chiameranno amore non sarà nient'altro che un effetto collaterale.